Allora, buongiorno a tutti. È di pragmatica ringraziare quando si viene invitati da qualche parte a tenere una conferenza, quindi è un piacere ovviamente ringraziare per me l'Accademia per avermi invitato. Ringrazio in modo particolare il professor Pastrone perché mi ha proprio convinto a tenere questa conferenza, nel senso che avevo un po'... Io queste cose le ho studiate ormai un po' di anni fa, e le considero, per parecchi aspetti, sono cose tecniche anche per chi si occupa di storia della matematica, quindi avevo un po' di esitazione. E alla fine abbiamo un po' discusso e ci siamo accordati sul fatto che parlassi di questi argomenti senza andare, in qualche modo facendo un discorso un pochettino più una chiacchierata che una conferenza, e senza andare con gli aspetti duri di matematica. Allora, per giustificare questa mia scelta posso mettere avanti il libro che è stato già citato, che ho scritto, che ho pubblicato nel 2000, grazie, quindi questa è un'altra occasione per ringraziare, grazie a una borsa di studio del Crisis. E quindi chi volesse, io adesso parlerò in qualche modo, farò una chiacchierata su questi manoscritti e in qualche modo illustrerò più o meno i criteri più seguito nel libro. Chi volesse i dettagli più particolareggiati può sempre andare a consultare questo volume. Allora, noi abbiamo stato parlando di Plana e fino ad ora abbiamo visto dei ritratti di Plana, e io nel libro di Materia, che quello è stato citato più volte, c'è una foto di Plana che è questa. È un Plana ormai molto anziano, ovviamente una persona è morto oltre 80 anni, quindi era una persona, insomma, 80 anni alla fine dell'Ottocento, era un'età ragguardevole. A me personalmente, non so, a volte ha un certo effetto vedere una foto di una persona che potrebbe aver incontrato Luigi XVI, insomma, nato nel 1781, quindi comunque è una cosa interessante. Andando proprio al fondo, sul fondo Plana, si è parlato sempre dei manoscritti. In realtà, quando si parla di fondo Plana, bisogna andare un pochettino più nel... Insomma, Plana ha lasciato un sacco di cose a questa accademia, e i 6 volumi di manoscritti di cui è stato esposto uno dei volumi sono solo una parte di questo fondo. Allora, essenzialmente, qua credo di mettere proprio tutto quello che Plana ha lasciato di carte all'Accademia. Noi abbiamo la sua collezione, prima di tutto la sua collezione di libri. La sua collezione di libri è una cosa veramente notevole. Allora, è lì, sulla destra, la vedete, praticamente quella parete lì, la parte di sopra e la parte di sotto sono la collezione dei libri di Plana, che io conosco bene perché ho passato 2 anni ad arrampicarmi con una scala per andare a prendere questi volumi, andarli a consultare, a confrontare con i manoscritti. È una bella collezione, cioè Plana era anche un collezionista in una certa misura, e lì ci sono anche dei testi che erano dei testi storici, perché ci sono anche delle cose rare, perché sono dei testi di Cauchy che sono molto molto rari, i testi litografati del 1831-32, che sono veramente rari, ne esistono veramente pochissime copie. C'è una collezione di opuscoli, questi opuscoli praticamente sono gli estratti inviati da altri autori. Allora, Plana a un certo punto era diventato, è stato detto che era considerato una specie di Newton italiano. Ovviamente un'esagerazione, però dà l'idea del fatto che fosse considerato una persona rilevante, non solo come scienziato, ma anche perché in qualche modo teneva i contatti, veniva considerato un po' l'anello di collegamento, il collegamento fra la matematica italiana e la matematica francese. Lui scriveva in francese, si faceva i lavori dei francesi, dialogava direttamente con gente come Laplace, Poisson, per cui a questo punto lui era una persona a cui far conoscere i propri lavori. E quindi c'è una collezione rilevante di opuscoli che sono di estratti, che sono stati spediti a Plana. Ci sono i manoscritti dei lavori pubblicati negli atti. Non credo che ci siano grosse sorprese da aspettarsi da questa
collezione, ma non solo, anche quella è una collezione rilevante di manoscritti dell'Ottocento. Ci sono le lettere, sulle lettere ci sarebbe un discorso un po' più lungo da fare che io farò più avanti. Comunque abbiamo qui nell'Accademia un certo numero di lettere inviate a Plana, non sono così tante come si vorrebbe, ci sono dei motivi abbastanza precisi per questo fatto, ne discuto poi un pochettino più avanti. Che ci sono circa 9 raccoglitori, immaginate questi raccoglitori, queste dimensioni grosse, di carte sciolte, cosiddetti mazzi Plana, che contengono carte di tipo più svariato, cioè l'impressione che abbiano a un certo punto siano state raccolte queste carte, dei fogli, che potevano essere fogli di calcolo semplicemente, oppure dentro queste carte sciolte ci sono, per esempio, la lettera di Fourier che è stata anche esposta nel raccoglitore. E quindi in qualche modo sono carte che sono state ammucchiate e per mancanza di criteri più precisi sono state appunto raccolte in questi 9 raccoglitori. C'è una cosa che è interessante, che io chiamavo, quando lavoravo su queste cose, che era, io ho pubblicato lì nel 2000, ho cominciato a lavorare su queste cose, non mi ricordo più, Livia cos'era, 97 o 98? 97. E le chiamavo le fotocopie di Plana, nel senso che è una cosa che adesso non ci ricordiamo più, però come si faceva un secolo fa se uno voleva avere certi testi che non si trovavano, non c'erano nella biblioteca, si facevano delle copie a mano. Esistono delle storie abbastanza precise, per esempio sui principi di Newton, su come sono fatte, parecchie persone abbiano fatto delle copie personali in questo modo. E quindi esistono delle testi che sono in realtà delle copie fatte, credo, per quello che ho potuto giudicare, in mano di Plana, di lavori di Poisson, di Eulero, ci sono altre cose. Sono interessanti, non sono, di nuovo, per chi si occupa di storia della matematica, forse non sono la cosa più interessante. Allora, la cosa più interessante sono i 6 volumi lavori manoscritti, di cui appunto c'è un volume di là, credo che sia il volume, sospetto che sia il volume 3. Allora, questa è una cosa rilevante, perché si tratta, allora, sono 6 volumi grossi, è difficile per vari motivi dire quante pagine e quanti lavori, perché la definizione di lavoro qui diventa un pochettino, se si presta a discussioni, cos'è un lavoro, quali sono gli appunti, quali sono i lavori estesi, quali sono semplicemente le raccolte dei calcoli, quante sono le carte. Io direi approssimativamente, giusto per dare un ordine di grandezza, diciamo 600 lavori, 1700 carte, cioè è tanto. E quindi si pone il problema, questa quindi è la parte di, quando io parlo, quando si parla qui dei manoscritti di Plana, si intendono in generale questi 6 volumi, che sono quelli su cui ho lavorato, anzi io in effetti il libro l'ho scritto soltanto sui primi 3, perché sinceramente non ce l'ho fatta a lavorare, cioè ero già piuttosto stanco alla fine dei 3 volumi, non volevo sentire parlare degli altri volumi. Tra l'altro, già che siamo pieni di ringraziamenti, io volevo ringraziare qui Elena e Rosy, perché all'epoca avevo bisogno di aiuto continuo, nel senso che dovevo orientarmi all'interno dell'archivio, dovevo orientarmi all'interno dei vari volumi che c'erano qui, e allora detta un po' la buona, rompevo le scatole, nel senso che andavo a chiedere, a porre domande, a indagare, eccetera. Con degli addentellati un po' strani, perché c'era per esempio il professor Galletto, così abbiamo un piacere anche di ricordare il professor Galletto in questa sede. Il professor Galletto sapeva di questa mia ricerca e lui aveva dei suoi interessi, cioè lui sperava essenzialmente di ritrovare, per chi si occupa di Lagrange, tanto è l'anno lagrangiano, ci sono 2 libri scritti da Lagrange qui a Torino che sono andati persi. Sappiamo che esistevano, non ci sono più. E allora, dove sono? Una specie di sacro graal, perché se occupa di queste cose, allora Galletto, intanto mi diceva, ma Caparini lei ha guardato, qui ho guardato là. Insomma, certo, questa cosa è durata per 2-3 anni che facevo queste ricerche, per dire che insomma adesso l'archivio è stato tutto sistemato, ordinato, eccetera, ma all'epoca era anche un po' un'avventura.
Qui c'è la foto che ho fatto all'epoca di uno dei manoscritti, il primo manoscritto che insomma, è stata riportata anche diverse volte. Qui ci sono due parti dei manoscritti, che sono quelle che ho messo poi nel mio libro. Allora, io ho avuto cura, dato che scrivevo il libro, devo far fare bella figura plana, ho avuto cura di mettere delle pagine che fossero scritte bene, perché magari fosse vero che tutto il libro, tutti i manoscritti di Plana erano così, queste sono le parti che sono leggibili. In realtà Plana scriveva male e parecchi appunti in realtà sono molto pasticciati, quindi sono veramente di difficile lettura. Comunque già questo serve a dare l'idea di testi buttati giù al cuore, cioè non sono scritti per essere stampati, sono proprio punti personali. C'è il problema della corrispondenza di Plana. Dunque, qui ho esposto ho messo la lettera di Fourier con cui si annuncia che ha vinto il premio Lalande, e questa lettera compare in uno dei mazzi Plana. Quando ero qui avrei voluto trovare la corrispondenza di Plana, perché lui era stato, si scriveva con una serie di matematici di grandissima importanza, quindi trovare un archivio della corrispondenza di Plana sarebbe stata una cosa meravigliosa. C'è poca roba e c'è un motivo abbastanza preciso, perché probabilmente la corrispondenza di Plana vera e propria è rimasta in qualche modo alla famiglia ed è andata persa. Quelle che abbiamo, dunque la corrispondenza di Plana non c'è solo quella che abbiamo qui, ma c'è quella che ci sono quelli della corrispondenza di Plana sparsa per i vari osservatori italiani. Questa cosa è stata un po' di lettere, sono state un elenco di lettere è stato fatto da Mattei quando ha fatto la sua biografia e sono state in parte studiate da Tucci e Tagliaferri qualche anno fa in un bel articolo in inglese. Cosa succede? Noi abbiamo perso la corrispondenza che è stata mandata che in qualche modo è di tipo più personale, e è rimasta la corrispondenza di tipo più formale, cioè una lettera di questo tipo era una cosa che non era solo una lettera personale di Fourier a Plana, era anche in qualche modo una cosa ufficiale, una specie che poteva essere considerata anche un premio per l'Accademia delle Scienze, per così dire. E allora questo tipo di corrispondenza in parte è rimasto qualche cosa, c'è qualche cosina anche rilegato all'interno di un fondo ai libri, rilegato all'interno dei manoscritti, ma è poca roba ed un po' peccato, insomma. Io scusate, non ho resistito più, ho fatto un titolo a effetto, il mistero della provenienza dei manoscritti, e a effetto fino a un certo punto, perché c'è il problema che questi manoscritti non si sa da dove vengano. Che è una cosa strana, perché in un archivio tenuto discretamente, l'archivio dell'Accademia è sempre stato tenuto su una maniera ragionevole, attraverso i secoli, ci dovrebbero essere dei dati che dicano quando dei testi sono arrivati in quell'archivio, in una catalogazione. In realtà questi manoscritti di Plana compaiono dal nulla negli anni 80 del nostro secolo, nel 1980. Allora, io ho provato a ricostruire un po' di storia e la storia è un po' strana, perché sui manoscritti di Plana aveva lavorato Antonio Favaro. Favaro, tanto per intenderci, era uno storico della scienza di primissimo ordine, è stato quello che ha fatto l'edizione, tanto per intenderci, di Galileo, che ancora adesso fa testo, cioè una delle opere complete che viene considerata fatta come si deve, senza critiche. Favaro nel 1904 aveva comprato da qualche libraio di guardia, se non mi ricordo il dettaglio, una memoria di Plana manoscritta e l'ha pubblicata sugli atti dell'Accademia. Quindi fu una presentazione, cioè abbiamo trovato un miracolo, abbiamo trovato un manoscritto di Plana, e se Favaro fosse andato in soffitta ne trovava 600 di quelli, insomma. Quindi lui non sapeva che ci fossero queste cose, ma che era stato a Torino, ma che era stato qualche anno professore invitato qui, ma che è anche una personalità interessante, perché era un poeta, tra l'altro, morto nel 2009, ed era uno studioso,
apro una parentesi perché è interessante. Lui è arrivato a Plana da Stendhal, lui era uno che non sapeva nulla di scienza, era uno studioso di Stendhal essenzialmente, e si è creata una situazione abbastanza assurda che indice dei parallelismi che capita nel mondo accademico. Gli studiosi di Stendhal trovavano nella vita di Stendhal delle lettere, delle citazioni di Plana, e non sapevano che fosse Plana. Infatti, se uno prende vecchi testi su Stendhal, dicono che era un filosofo, si capiva che era una persona importante, ma non sapevano direttamente chi fosse. C'è anche Plana ha giocato dei ruoli importanti nella vita di Stendhal, perché a un certo punto, se voi sapete qualcosina su Stendhal, la vita di Stendhal è contagiata da crisi sentimentali, e all'inizio dell'Ottocento a un certo punto si sa che voleva suicidarsi per una sua crisi, eccetera. E grazie a Plana gli ha scritto una lettera in cui l'ha convinto, usando argomenti di una certa razionalità, insomma, ad esistere. Insomma, Macheiro, uno studioso di Stendhal, arriva in Italia, scopre che Plana era uno studioso rilevante, scrive questa biografia di Plana, che è molto bella, molto ricca, ha fatto un bellissimo lavoro come storico, con una curiosità, ma che allo stesso non credo di criticarlo, perché Macheiro stesso che l'ha detto, Macheiro non sapeva nulla di scienza, per cui questa è una biografia in cui vengono citati i fatti scientifici, ma insomma è sostanzialmente una biografia scientifica da cui scompare la scienza. Questo è un indice della necessità di specializzazione in questo campo. Allora, Macheiro è stato compare dei manoscritti di Plana. Allora, io ho saputo di questi manoscritti perché c'erano all'epoca, quando c'erano dei fogli dattiloscritti con la prima sistemazione dell'archivio e con descrizione dell'archivio, si parlava appunto di questi scatoloni che erano posati per terra che contenevano questi manoscritti. Poi Motto e Riccardi Candiani hanno fatto la prima catalogazione all'inizio degli anni 80, pubblicata poi nel 87, e compaiono finalmente per la prima volta i manoscritti. Allora, domanda: da dove provengono questi manoscritti? Qui si va a ipotesi. Io, mettendo assieme una serie di piccoli indizi, di piccoli dati, sono arrivato a pensare che questa storia sia ragionevole. Plana viveva qui, lui lavorava qui, scriveva gli appunti, e questi appunti sono sempre stati qui. Da qualche momento, va a sapere quando, forse dopo la morte di Plana, forse è possibile, un'ipotesi potrebbe essere dopo che fossero rimasti sull'osservatorio, addirittura dopo il bombardamento dell'osservatorio, qualche anima buona ha preso questi appunti, li ha messi dentro degli scatoloni, sono rimasti posati da una parte e poi sono stati appunto tirati, catalogati finalmente negli anni 80. Dunque, cosa sono questi sei volumi manoscritti? Io quando avevo cominciato a studiare queste cose avevo la speranza, in realtà era un'ingenuità mia, che ci fossero insomma, 600 inediti, una serie di lavori inediti di un grande matematico, astronomo, fisico, eccetera. Pensavo che ci fossero chissà che cose inedite di importanti. No, allora non ci sono, non dobbiamo, con una piccola eccezione devo dire, non ci sono testi inediti di grande valore, non è come trovare, come lavorare su manoscritti Leibniz. D'altra parte, a partire dall'Ottocento, gli inediti e i testi manoscritti contano fino a un certo punto, perché nell'Ottocento a questo punto chi c'era, c'era qualcuno qualcosa da pubblicare e lo pubblicava. I volumi sono in effetti quelli che io chiamo i compiti a casa di Plana, cioè Plana leggeva con la penna in mano, leggeva un libro, prendeva e fava giù degli appunti, intanto gli veniva qualche idea, leggeva la qua e trovava un certo risultato in un certo modo, lui veniva in mente come trovare quel risultato in un modo diverso, buttava giù quest'idea, riempiva 3-4 pagine e se le metteva lì. Queste, in realtà quindi questo è un caos di cose diverse, sono esercizi, calcolini, riassunti, tentativi di memorie che poi non sono state pubblicate, prime versioni di memorie, c'è un po' di tutto. Sono testi che vanno a occhio e croce, direi, e lì c'è il problema della datazione, una cosa che mi ha fatto penare, direi dal 1810
Faccio l'ipotesi che vada avanti fino al 1837, e questo perché? Perché si riesce a vedere uno dei volumi con la rilegatura un po' rotta, quindi si vedeva la carta con questa rilegata. È stato rilegato con un testo pubblicato, con un libro che si è conosciuto, una parte di una cosa che è stata pubblicata nel 1837. E allora, insomma, sarà del 1840, sarà qualcosa del genere. Quindi probabilmente Plana stesso, man mano accumulava questi fogli, a un certo punto ha deciso di rilegarli perché riteneva che fossero cose interessanti. Di cosa tratta Plana in questi manoscritti? Di tutto. Plana veramente era... è difficile un po' classificare Plana, io penso soprattutto a Posson. Se uno vede il tipo di argomenti che trattava e la maniera con cui trattava certi argomenti, l'autore che qui gli assomiglia, Poisson, con cui di fatto lui dialoga nei suoi scritti. Allora c'è di tutto, matematica, io ho messo in maniera casuale, analisi, problemi di fisica matematica, problemi di meccanica applicata, persino cose di, fra virgolette, storia della matematica, storia della matematica in una maniera che non è quella che diremmo, teniamo noi oggi storia della matematica, ma comunque dopo vediamo un attimo in dettaglio che cosa si intende. C'era il problema, questo caos di testi di descrivere. Allora, si scarta a priori l'idea di prendere e di trascrivere i manoscritti, perché non è una cosa di questo genere, voleva prendere un sacco di spazio e poi non era commisurata al valore dei testi. Allora, quello che ho fatto da dei criteri in maniera che uno studioso successivo potesse ritrovare il testo che io stavo descrivendo all'interno del manoscritto. Quindi davo la carta d'inizio, la carta di fine all'interno di ognuno dei tre volumi. Davo l'incipit in maniera che rintracciasse il testo. Descrivevo il contenuto, Plana si occupa di questo, secondo questo argomento, secondo questi criteri. Plana si rifaceva certi testi che di solito sono lì, quindi il motivo per cui passato andare sulla scala da sopra, e poi in nota mettevo qualche riferimento a questi testi studiati dagli storici, quindi ho messo qualche riferimento a studi storici moderni. Lo studio dei manoscritti mi ha preso un anno, i commenti mi ha preso un altro anno più o meno. Perché sono io non mi trovo interessanti i manoscritti di Plana per un motivo che adesso, prima di descrivere un po' il contenuto, dico in due parole. Perché sostanzialmente questa, proprio per la pura quantità di materiale, è una cross-section di quello che faceva un matematico all'inizio del 800. Cioè noi non abbiamo tre o quattro manoscritti, noi abbiamo un blocco di manoscritti che coprono 30 anni, poi in realtà con le carte sciolte secondo me arriviamo anche agli anni 50. E quindi quello che abbiamo noi è la possibilità, in un certo senso, come se ci fosse Plana che scrive, noi gli guardiamo fra le carte della scrivania, quindi noi vediamo effettivamente quello che faceva un matematico all'inizio dell'Ottocento. La cosa non è banalissima, perché quando si fa storia della matematica, in realtà, io parlo adesso del periodo 1800-1850, noi tendiamo a concentrarci su alcuni argomenti molto importanti, che però all'epoca erano di fatto argomenti di confine, cioè uno così butta lì le cose importanti. La geometria successe nella prima metà dell'Ottocento, la geometria non è un'idea, la rigorizzazione dell'analisi, l'analisi complessa. Allora, la rigorizzazione dell'analisi si potrebbe aprire un grosso discorso, ma comunque a essere buoni erano pochi che se ne preoccupavano. Io sono sempre più convinto che se vada autoriscritta questa parte comunque. L'analisi complessa la faceva praticamente solo Cauchy, per vent'anni ci lavorava solo lui e faceva delle cose che si scriveva lui, si leggeva, ho cominciato a leggerne altre partite dal 1840. La geometria non euclidea, Guglielmo Baceschi, altre persone che vivono ai confini del mondo culturale dell'epoca, quindi erano due persone sconosciute. Quindi, i matematici veramente lavoravano su altre cose, erano interessati ad altre cose che sono tutt'altro che banali e che si ritrovano nei manoscritti. Io leggendo i manoscritti mi sono fatto una cultura su quello che si faceva effettivamente all'inizio dell'Ottocento e ho riscoperto, diciamo per conto mio, delle cose
gli altri autori, Gratan Dinis, avevano non molti anni prima scoperto andando a leggere pagina per pagina delle riviste pubblicate all'epoca. E quindi cosa troviamo? Adesso facciamo qualche esempio. Ci sono vari lavori sulla dimostrazione, tra virgolette, del parallelogramma delle forze. E questa qui, oggi è una cosa che fa un po' ridere, perché non esiste una dimostrazione di questo teorema, di questo risultato, è un assioma. All'epoca era, probabilmente per tutto il Settecento, per tutto l'inizio dell'Ottocento, era il teorema più dimostrato. Cioè ogni matematico, tutti, dal primo fino all'ultimo, Lagrange, Eulero, Gauss, Poisson, tutti, hanno fatto una dimostrazione di questo tipo. Quindi questo era un punto forte, che adesso è quasi completamente dimenticato, che appunto è in qualche modo passato oltre. In realtà ha dato origine a delle cose interessanti, perché dovevano studiare spesso delle analisi, delle equazioni funzionali, quindi ha dato origine a qualche tipo di analisi nuova. Integrali definiti, e questo di nuovo è un campo di ricerca che poi si è perso perché poi l'analisi complessa è poi trasformata di Fourier, e quindi queste cose sono state diventate casi particolari di ricerca più vasta, però c'era il problema di calcolare degli integrali definiti senza passare attraverso l'integrale indefinito. E Plana infatti ha scritto dei lavori, e negli articoli, nei manoscritti ci sono diversi lavori in cui fa dei calcoli semplici, ma insomma per qualche modo per testare le proprie forze su questi argomenti. Sviluppo in serie di funzioni razionali, questo è un altro argomento. Allora, noi quando pensiamo agli sviluppi in serie, pensiamo agli sviluppi in serie di potenze, quindi sviluppo in serie di Taylor, o sviluppi in serie trigonometriche, se siamo sull'inizio dell'Ottocento pensiamo a questo. In realtà poi a partire da Eulero e poi per la prima metà dell'Ottocento uscivano dei tipi di sviluppi un pochettino più generali, che erano sviluppi in serie di funzioni razionali, quindi una somma infinita di funzioni razionali. Ora, queste cose in realtà vengono fuori quando si lavora con le serie di Fourier. Se uno si mette a fare dei esercizi un po' approfonditi, c'è un capitolo sul trattato di Smirnov, secondo volume del trattato di Smirnov. Vengono fuori questi risultati che all'epoca venivano esplorati perché un autore come Dirichlet, come Cauchy, Poisson, e quindi dava la speranza di ottenere dei risultati interessanti. Allora, Plana se ne occupa, questa è un'altra cosa che in qualche modo è caratteristica di quell'epoca, si può dimenticare. Storia della matematica. Storia della matematica in realtà è, l'ho detto, storia fra virgolette. Plana era un collezionista e si occupava di queste cose non tanto nel senso di ricerca storica, nel senso moderno, ma in un senso che ci aiuta a capire un po' Lagrange quando faceva le sue introduzioni storiche. Cioè lui prendeva i testi scritti per dire nel 1650 e faceva i calcoli per capire come diavolo avesse fatto nel 1650 ad arrivare a certi risultati, e li considerava punti di vista alternativi. Ora, questa cosa oggi fa un po' rizzare i capelli degli storici, però è, diciamo, la maniera con cui si concepiva la storia della matematica almeno fino a metà dell'Ottocento. Qua non si parla di matematica, si parla di matematica. Trasformazione di coordinate. A noi oggi sembra una banalità trasformare un sistema di coordinate. Sì, già se siamo in due dimensioni va bene, se siamo in tre dimensioni cambiamo coordinate ortogonali, già diventa una cosa non semplicissima. Se le coordinate sono non ortogonali, sono assi obliqui, diventa una cosa. E allora all'inizio dell'Ottocento una sottosezione della riscoperta della geometria analitica era fatta da autori che si dedicavano a rivedere, a perfezionare, eccetera, eccetera. E Plana si occupa nei manoscritti di questo. Chi ha letto qualche cosa di storia della scienza sa che il trattato di meccanica celeste di Laplace è terrificante, perché in realtà Laplace dice diverse volte che famigerato è facile vedere, che poi butta lì delle cose che sono dei teoremi. Allora, se uno infatti prende la traduzione inglese di Laplace, che fatta da Bobbich nel 1830, sono dei volumoni belli spessi, perché in realtà sono delle note a piedi pagina in cui il signor Bobbich rifà i calcolini tutte le volte che ci sono questi facili vedere. Allora, nei manoscritti di Plana ci sono diversi appunti di questo genere in cui si rivedono dei particolari tecnici. Resto della serie di Taylor, questo era stato scoperto, diciamo così,
Lagrange, sviluppato dalla Croix, e quindi quello è un argomento importante perché permetteva, non per il rigore, ma perché permetteva di ottenere, di dare dei limiti per le approssimazioni quando si facevano dei limiti in polinomi intero. Problema della datazione, io vado molto veloce perché adesso non interessa in dettaglio, l'idea di dare una panoramica un po' generale. Problema della datazione, ci sono pochi lavori che sono datati. E questo è un esempio, è stato fatto 1826, allora come fa uno a valutare un po' il lavoro? Beh, quando compaiono dei... ho dimenticato tra l'altro di farlo mettere una slide, c'è quella ancora, perché si riferiva una slide che mi sono dimenticata. Uno confronta i testi che sono sui manoscritti con i lavori che il plan ha pubblicato. Allora, con questo tipo di controllo uno capisce che Plana probabilmente, quello che è successo è che Plana probabilmente aveva messo insieme dei testi che aveva scritto nel corso degli anni, ma a questo punto solo in parte questi testi sono ordinati, perché si ritrovano testi simili nel volume inverso. Questo è un testo in italiano che richiama nel volume 2, che richiama un altro testo in italiano nel volume 1, che si riferiscono ad un articolo pubblicato nel 1810, quindi uno può probabilmente dato queste cose poco dopo 1810. Formule c'è parecchio lavoro sulle trasformate di Fourier, di nuovo questo è molto interessante perché vuol dire che questa era la matematica avanzata dell'epoca. Allora, Plana, uno dei motivi per cui probabilmente Plana è stato un po' dimenticato è perché Plana è stato al corrente di quello che si faceva in matematica, in fisica matematica, è stato diciamo sulla cresta dell'onda fino a circa 1830. Allora diciamo 1830 Plana legge tutto quello che viene scritto e scrive delle cose che sono su quel livello. Dopo 1830 cosa succede? Che Plana continua a leggere le cose scritte prima, cioè Plana è rimasto tagliato fuori dagli sviluppi successivi. Sì, non vorrei, ho messo un sacco di cose che mi entusiasmavano, questo mi ha divertito perché ho ritrovato un plan, io all'epoca stavo facendo una ricerca che poi ho pubblicato in varie versioni inglese sulla scoperta della vettorialità di Gassienti con la velocità angolare, il momento delle forze fra 700 e 800 e più o meno in contemporanea mi sono messo a lavorare sui manoscritti e nei manoscritti c'è Plana che fa delle osservazioni che ho già ritrovato per conto mio, cioè Plana osserva che lui vede che nella seconda edizione del trattato di meccanica di Poisson viene sovrapposta alla trattazione precedente, la prima edizione, la rappresentazione vettoriale del vettore della velocità angolare come vettore. E allora lui osserva, dice, beh, è una cosa interessante, cioè Poisson avrebbe fatto meglio a inserirla meglio nella trattazione, cioè non inserirla solo in mezzo, ma in qualche modo fondere la trattazione precedente. Che è un'osservazione sensata. Funzioni discontinue, che è la grossa preoccupazione della prima metà dell'Ottocento, funzioni che fanno dei salti, quella è una funzione che clamorosamente fa un po' un salto di una discontinuità brutta nell'origine, però viene fuori da un'espressione analitica. Allora, domanda, avevo detto che non volevo andare nelle cose tecniche, in effetti poi sono finito nelle cose un po' più tecniche di quelle che volevo. C'è qualche cosa di interessante? Qualche risultato interessante nei manoscritti di Plana. Allora, io abbia trovato un risultato che è interessante. Io poi così, nel 2010 ero a San Francisco chiacchierato con uno storico che si occupa di questo, adesso non voglio dire niente, forse non ti suggerisce più. Mi ha detto effettivamente una cosa interessante. Allora, chi si occupa di matematica sa che esiste una cosa che si chiama la funzione di verità. Io adesso prego i matematici veri di non rabbrividire, perché questo, noi stiamo parlando di matematica, cioè quella moderna che noi abbiamo all'inizio del Novecento, che però tutto sommato è la matematica che fanno gli ingegneri, i matematici sono andati oltre, hanno fatto teoria delle distribuzioni, gli ingegneri quando spiegano queste cose le vedono qui. Allora, è il problema della funzione impulsiva, cioè abbiamo bisogno per parecchi argomenti di avere delle funzioni che fanno un salto, che sono zero, cioè fanno un salto improvviso infinito e poi lì cadono a zero. Esistono all'inizio dell'Ottocento diversi autori che in qualche modo trattano questo tipo di argomento,
Però quello che fanno questi matematici, ci sono i 5C, 5SON, questa cosa è stata studiata, non fanno una funzione, una pseudo funzione impulsiva a questo mondo. Viene chiamata funzione la delta di Dirac, perché aveva usato Dirac nel suo trattato nel 1930. In realtà Dirac era una formazione di ingegnere e lui l'aveva studiato nei suoi trattati ingegneristici, perché questa cosa formalmente è stata introdotta da Heaviside nel 1880. Allora, quindi tutti questi matematici attorno al 1820 che cosa facevano? Consideravano sequenze di funzioni che diventano sempre più strette. Quindi prima fanno un gradino così, poi fanno un gradino più alto, fanno un gradino più alto, al limite fanno un salto infinito e ricadono a zero. La definizione che va data, diciamo, che viene fuori fra Heaviside e Dirac è di questo tipo: una funzione delta che è sempre zero tranne nell'origine è infinita in un modo tale da dare un integrale che ha un valore finito. Ebbene, Plana ci va vicino a queste cose, ci va vicino in questo lavoro perché che probabilmente dobbiamo supporre che sia prima del 1840, ci va vicino perché probabilmente c'era anche stato guidato da ragionamenti tipo fisico, perché ci sono degli altri lavori, per esempio quando studia il problema di Urto, lui dice ma se sono un Urto fra corpi rigidi si toccano per un istante, quindi però si dà una forza finita, quindi l'urto è rappresentato da una funzione, una cosa che fa un salto. E allora lui fa, in questo lavoro manoscritto, che è molto pasticciato, infatti non ha pubblicato niente su questo argomento, l'ha lasciato lì perché lui stesso non sapeva bene come uscire dal pantano in cui si è messo, però l'idea di base è buona, dice allora, noi consideriamo questa integrazione in cui c'è la funzione, c'è una specie di nucleo che c'è all'interno, adesso scusate, eccola lì, quella fu quell'integrale lì. Questo può essere eseguito quando la funzione f è un salto, cioè una cosa che da un integrale finito, però è quasi praticamente sempre zero. Allora, questo qui è una specie, può essere visto come una specie di anello mancante, cioè può essere visto come Plana che ha avuto l'intuizione in più che se avesse avuto la forza di rielaborare tutto questo avrebbe portato a dire qualcosa di interessante. Aggiungo qui il termine, che mi fa peccato troppo, che anche l'idea della rappresentazione lì, l'idea generale da cui parte in questa teoria, in questa notte sulla trasformazione funzione, anche l'idea generale è molto interessante perché lì cerca addirittura di rappresentare in modo generale funzioni discontinue. Allora, dove vengono fuori l'analisi di funzioni discontinue? Dalle rappresentazioni integrali, uno studia la trasformata di Fourier e le serie di Fourier e vengono fuori funzioni che fanno dei salti, cosa terribile per l'epoca. E allora come si rappresentano, come si studiano delle cose di questo genere? E lui ha questa idea, poi si blocca lì, però come idea non è proprio malvagia, si studia una rappresentazione integrale dove c'è una funzione phi che contiene, allora io voglio studiare questa funzione f e questa funzione la scrivo come un integrale, c'è un nucleo f piccolo e c'è una funzione phi che contiene tutte le discontinuità, cioè le discontinuità stanno lì e si propagano la funzione rappresentata dall'integrale e poi si ferma perché lì non è che sia magari facile andare avanti, però l'idea è buona, insomma dà l'idea di un certo zeitgeist dell'epoca in cui si cercava di capire queste nuove frontiere che avrebbero portato. Io penso di poter finire. Grazie.